Elezioni amministrative, campagna elettorale è anche un momento di confronto e di porre temi importanti che vanno al di là dell'amministrazione quotidiana di una città, temi etici, temi politici, ma anche una visione complessiva di come si muovono i partiti sul nostro territorio a livello nazionale. Oggi negli studi Malpensa 24 abbiamo il piacere di ospitare Maurizio Lupi, deputato di Noi con l'Italia, presidente nazionale del partito che guida, ma anche ex ministro delle infrastrutture con Letta e Renzi. Benvenuto Lupi. Buonasera a tutti. Entriamo subito in argomento, insomma, com'è questo clima da campagna elettorale? Si corre? Si corre come tutte le campagne elettorali, cioè si consumano le suole delle scarpe. La sfida è interessante perché per una volta le elezioni anche amministrative o regionali, ve lo sapete bene, hanno sempre, in Italia è sempre così, hanno sempre anche un valore non solo locale ma politico, no? In questo contesto queste elezioni invece sono in una situazione di governo, in uno scenario politico di governo totalmente diverso, cioè un governo Draghi sostenuto praticamente dall'intero arco parlamentare tranne Fratelli d'Italia, e quindi si vince o si perde nelle città, non è che va in crisi il governo Draghi o a casa il governo Draghi. Perché è una situazione positiva? Perché deve riportare al centro, per forza di cose, quindi non tanto vota, fai vincere il sindaco di Varese e quello di Milano perché così cambieremo il governo nazionale, manderemo a casa la sinistra, ma si vota per il proprio comune, ci si confronta sulla capacità da parte delle coalizioni tradizionali, centrodestra, centrosinistra, di proporre candidati sindaci o programmi che siano credibili da un punto di vista della risposta dei problemi concreti di un territorio. Cioè l'avvento di Draghi riporta e costringe la politica ad occuparsi delle cose concrete e a ricostruire una fiducia che riparta dal rapporto tra cittadino e istituzioni e partito politico con proposte ideali, valoriali, ma che poi devono essere misurate dai risultati. Senta Lupi, l'avvento di Draghi sicuramente ha fatto quello che dice lei, ma non si rischia con questo governo delle larghe intese di ridurre quello che è il peso dei partiti a questo punto, perché quello che è, diciamo, quelle che sono le alleanze romane poi sul territorio invece hanno un altro assetto, quindi magari la gente non fa fatica a capire. Beh, intanto io credo che per il coraggio di aver dato un governo Draghi all'Italia è il coraggio della politica, perché senza la politica, cioè senza i partiti, senza coloro che erano in Parlamento e che hanno votato sì al governo Draghi, non sarebbe nato il governo Draghi. C'è stata una proposta del presidente Mattarella, ma i partiti politici, i gruppi parlamentari potevano seguire l'indicazione di Mattarella o non seguirla. Cioè per la prima volta la politica è tornata nella diversità assoluta, pensi noi al Movimento 5 Stelle, cioè che credo sia stato il partito politico che ha fatto più danni a questo paese, con l'incompetenza, l'incapacità di proposta politica, il teorizzare anche politicamente l'assistenzialismo come risposta ai problemi concreti, alla povertà, alla mancanza di lavoro, eccetera. E quindi la politica si è assunta la responsabilità di dire c'è bisogno di lavorare insieme per un pezzo della storia del nostro paese, di lavorare nella diversità, avendo due grandi sfide davanti: la sfida alla pandemia e la sfida al rilancio economico. Questo non vuol dire che non siamo diversi e che non ci si ritornerà a confrontare, anzi lo ha detto voi, chi voterà Varese, chi voterà Busto, vedrà le tradizionali coalizioni competere, ma vuol dire togliere quell'elemento che ha fatto male alla politica di questo periodo, e cioè che l'avversario, ci si confrontava con l'avversario politico, non paragonando i programmi, i risultati per chi aveva governato, la capacità di proposta ideale, valoriale, la prospettiva di un futuro, ma innanzitutto descrivendo l'avversario come il male assoluto. Era lo scontro, la sfida all'ok corral, era l'utilizzo di qualsiasi strumento potesse distruggere l'avversario. Io credo che questo sia un elemento importante che può permettere alla politica di ritornare ad essere credibile, ma questo spetta a noi, non ai cittadini. E queste elezioni amministrative hanno questa grande opportunità, in particolare qui nella provincia di Varese ci misureremo su sfide che sono da una parte interessanti proprio per il governo delle città, penso a Varese, penso a Busto, ma anche interessanti per la classe politica e la capacità di proposte che arriveranno dai territori. Dobbiamo avere il coraggio di seguire questa strada, cioè altrimenti
credo che rischiamo nel 2023, quando si tornerà a votare sul livello nazionale, a ripresentarci esattamente come nel 2018, come se nulla fosse cambiato, ma è cambiato il mondo. Ecco Lupi, noi con l'Italia a livello valoriale non si è mai spostato, è chiaro quali sono i valori di riferimento, quindi i valori cattolici, i temi etici, tutta l'area popolare, questi sono i valori. Però avete percorso anche altre strade, lei è stato ministro con Letta e con Renzi, quindi con un governo di centrosinistra. Siete rientrati nel centrodestra, quella che è probabilmente la vostra casa. Ecco, è coraggio o tatticismo politico? No, è coraggio, libertà di essere, la libertà di essere sempre coerenti con quello in cui si crede. Noi con l'Italia, la proposta politica di noi con l'Italia ha al centro una questione fondamentale. Il bene comune, la politica è servire il bene comune, il bene della nostra comunità, mettere al centro la persona rispetto allo Stato, e lo Stato serve la persona, la comunità è fatta dalle persone che insieme lavorano per rispondere al bene comune e agli interessi particolari e ai bisogni concreti. Bene, noi abbiamo sempre avuto questo criterio che ci ha guidato e ricordo, perché solo a distanza ormai di 8 anni si capisce storicamente la scelta che abbiamo fatta, che quello che noi abbiamo fatto con Renzi e Letta è esattamente quello che hanno fatto prima Salvini con il Movimento 5 Stelle, poi il Partito Democratico col Movimento 5 Stelle e poi finalmente tutti, meno Fratelli d'Italia, per dare il governo Draghi. Cioè, se c'è il bene comune, il bene del Paese, il destino di un futuro dell'Italia che è in crisi 2013, tu metti da parte l'interesse politico del tuo partito e lavori insieme. E noi abbiamo fatto questo. Purtroppo quello che sta accadendo è che anche la legislatura 2018 non ha dato un governo al Paese e quindi si trattava di andare allo sfascio oppure di tentare soluzioni che sono quelle che gli elettori hanno viste. Quindi coerenza, mai tradire la nostra esperienza politica, gli ideali e i valori di riferimento, ma libertà e responsabilità, con una parola che si chiama concretezza. Veniamo a uno dei temi politici che nelle grandi città, soprattutto a Busto, ma ancora in maniera più eclatante a Varese, è al centro del dibattito di questa campagna elettorale. Il dialogo con l'elettorato cattolico. A Varese lo spostamento di una parte di quell'elettorato o di alcune figure di riferimento è eclatante, dal centrodestra al centrosinistra con i riformisti. Perché questo? Non riuscite più a parlare all'elettorato cattolico? È una questione di libertà, come sostiene chi è andato a sostenere Galimberti, oppure come sostiene Raffaele Cattaneo, che qua sul territorio è il brand di noi con l'Italia? Quelli che sono andati là sono amici che sbagliano. Qual è la sua visione? Ma io intanto rispetto la libertà di ognuno e le scelte che ognuno fa. Saranno sempre, in politica c'è un unico tribunale, si chiamano gli elettori, che ti dicono se hai fatto bene o se hai fatto male, se le scelte che le hai fatte. In secondo luogo nessuno può arrogarsi il diritto di rappresentare un pezzo importante della società, che è il mondo cattolico. Il tema è come la politica e la proposta politica dei partiti sfrutta il mondo cattolico piuttosto che la società civile, tanti pezzi della società civile, o se ne fa interprete, o si lega a questo. Oggi i partiti si sono distaccati e si vedono, mi piace parlare di società civile, di cui il mondo cattolico è protagonista di una società civile, semplicemente come serbatoi di voti, per cui si sventolano alcuni valori, la famiglia, la sussidiarietà, la libertà di educazione, le scuole paritarie, i temi appunto etici, eccetera, semplicemente come serbatoio, cioè come bandiere per prendere voti e non come stimolo alla politica di capire e comprendere come costruire un mondo migliore, come costruire una comunità migliore, come costruire una città dove al centro ci sia l'interesse della persona. Facciamo un esempio. Abbiamo riscoperto tutti in questo periodo come la scuola è un bene essenziale. Ma qual è stata la strada? Adesso lo riscopriamo, ma abbiamo dovuto vivere 1 anno e mezzo senza scuola. Perché la strada più breve per chi ha la responsabilità politica è quella della scorciatoia. E cioè quella di dire, scoppia la pandemia, chiudiamo le scuole, perché i trasporti, le scuole vanno chiuse. E ci si è dimenticati che la scuola è il bene essenziale per guardare al futuro di un paese, ma per la persona, i nostri ragazzi.
E che tipo di responsabilità è questo? Questo è uno dei temi che non appartiene solo al mondo cattolico, ma all'attenzione al bene comune che dovrebbe essere caratteristica di chi guida un comune, una città, una regione, un governo. E allora, siccome la scuola non ti fa prendere voti, tu la chiudi? Ma abbiamo capito che i supermercati sono aperti, cioè le famiglie per vivere, per mangiare, devono andare al supermercato, anche in zona rossa. E allora perché la scuola non è un bene così essenziale? Come ci si ricorda che la scuola è un bene così essenziale? Come si capisce che il primo pilastro del rilancio, lo ha detto Draghi, di un paese lo si ricostruisce investendo in informazione, educazione, rapporto scuola-mondo lavoro, ricerca? Come lo si capisce? Come lo misuri? Se non ritornando a proposte che non rappresentino il mondo cattolico, ma che facciano proprie questa storia, questi ideali, e li traducono come proposta. Ricordo, per capirci, per tutti quelli che si riempiono la bocca del mondo cattolico, che quando Don Sturzo fondò il Partito Popolare, non è che prese e scrisse il documento sui liberi e forti. La prima cosa che fece, da politico, perché voleva fare questo, è quello di girare tutta Italia e di incontrare, cioè di metterti al servizio delle realtà vive, di incontrare gli oratori, di guardare le associazioni, i sindacati, di creare luoghi vivi della società. E il Partito Popolare, quell'appello ai liberi forti, si rivolse ad una società viva. Noi usiamo la società, usiamo il mondo cattolico solo come serbatoio dei voti. E così moriamo. Quindi noi con l'Italia, non ho mai pensato a un serbatoio di voti, noi con l'Italia coerentemente si rimette in gioco, parte con orgoglio dalle proprie tradizioni che sono quella cattolica, ma penso a quella riformista socialista, a quella liberale, che hanno in comune una visione della società e si rimettono in gioco e chiedono di ritornare a vivere con i piedi ben saldi nella società. Questa è la proposta nuova che parte dai comuni e dalle città. Per questo stiamo facendo, abbiamo il coraggio di rischiare, di mettere in gioco tutto. A volte può essere più facile andare in una casa più grande, no? Ti costa meno. Noi invece scegliamo la strada più difficile, ma quella più coraggiosa è quella che ci permetterà di costruire il futuro. Ecco, nei comuni, nei tre grandi comuni, voi avete scelto di andare non nella casa più grande, ma comunque in una casa allargata, perché comunque correte con Forza Italia. Il partito che a lungo vi ha accolto. No, noi non corriamo con Forza Italia, perché allora, perché altrimenti, questo va, e la ringrazio della domanda, perché deve essere molto... No, così lo spieghiamo anche agli elettori. Lo spieghiamo. Quello che a Varese, per esempio, si è fatto è, noi vogliamo rimettere insieme pezzi che hanno rappresentato una storia di questo paese, il centrodestra, senza un centro forte, non è un centrodestra di governo. La storia di Forza Italia, prima, e del Popolo della Libertà, poi, ha rappresentato il 40% degli elettori. 39 abbiamo preso col Popolo della Libertà. Sì. Ormai siamo ridotti a minimi termini. Forza Italia l'8% a livello nazionale, noi l'1,5, due altri partiti del centro. Il compito politico è cercare di riunire con le sensibilità e con le storie diverse, che non si mettono insieme e confluiscono in Forza Italia, ma che territorialmente, a Varese, in altri posti ci siamo presentati da soli, a Milano, a Napoli, in Regione Calabria, che tentano una proposta di riunione sulla base di che cosa? Di un programma comune e nella coscienza di che sono diverse storie che si rimettono insieme. Quindi la lista che presentiamo non è la lista di Forza Italia, è la lista di pezzi di centro importanti che per una volta hanno il coraggio di andare a Varese, per esempio, e dire: noi abbiamo capito la lezione che ci è stata data, vogliamo rimetterci in gioco, non vogliamo dare più nulla per scontato e abbiamo a cuore una sola cosa, partendo dalla nostra storia e dai nostri valori, servire meglio la città, servire meglio i cittadini, capire meglio le esigenze. Che futuro avrà Varese nei prossimi anni? È tutto uguale? È tutto identico? Il sindaco non si rimette in discussione rispetto a come la pandemia sta cambiando? E credo che questo sia uno dei temi, Luca. Ma qualche sindaco di una grande città ha capito che il tema dello smart working uccide le città? Ha avuto il coraggio di far tornare a lavorare i dipendenti pubblici? Non dovevano stare a casa i dipendenti pubblici, perché nel momento in cui la pandemia scoppia, i cittadini hanno bisogno di un rapporto con le istituzioni stanno aperte. Certo. Con la sicurezza, e non c'hai bisogno di parlare con un computer, hai bisogno di guardare nella faccia il funzionario del comune a cui gli chiedi aiuto per il welfare, per le cose che ti mancano, per la situazione. Questo è quello che noi dobbiamo ritornare a fare, ed è il compito per cui a Varese abbiamo deciso di fare una lista insieme ad altri, non di confluire in Forza Italia,
perché questo deve essere molto chiaro. Questo è chiaro, allora le faccio l'ultima domanda. Grazie per la domanda, la passione è solo per... La passione è politica, la politica è passione, si dice. Le faccio l'ultima domanda, a quando un unico simbolo con tutti moderati a questo punto? Noi ce l'auguriamo, però la prima cosa da fare è non aspettare che altri, che arrivi Godot. Noi non vogliamo continuare ad essere come i tifosi che guardano la partita di calcio alla televisione, che fanno tutti gli allenatori in campo o stanno al balcone e guardano la gente che cammina nelle piazze e criticano eccetera. Abbiamo deciso di assumerci con la nostra storia, la nostra responsabilità, di scendere da quel balcone e di iniziare a rimetterci in gioco. Solo ripartendo da storie precise, presenze concrete, partiti concreti, che ci si può lavorare insieme. Noi abbiamo sempre detto che siamo disponibili a ragionare su un'eventuale federazione, siamo disponibili a ragionare su un partito unico, ma che non sia la somma o l'inclusione di partiti che non hanno nulla in comune, ma che sia l'esito di un lavoro comune, di una prospettiva che guarda al futuro, non al passato. Non è che dobbiamo rimetterci insieme perché eravamo stati grandi. Io sono un milanista, se vado a vi faccio giocare Kakà, Van Basten, beh, Gullit, Rijkaard... No. Quindi non un altro PDL sostanzialmente. Beh, il PDL fu un tentativo intelligente e geniale da parte di Silvio Berlusconi per cambiare la vita politica del paese. Ma oggi qualche ma, è, ma ebbe la negatività di aver fatto una fusione a freddo, fra l'allora Alleanza Nazionale con Forza Italia. Io credo che dobbiamo ripresentarci nel 2023, che mi auguro, con una proposta politica nuova, tutti insieme, che riproponga nel 2023 una storia, ma che lancia la sfida del futuro, con la storia, ma anche con la visione di chi apre gli occhi e guarda al futuro, al 2030. Che cosa accadrà nel 2030? Lo vedremo e, Lupi, le diamo appuntamento qui a Malpensa 24 tra qualche mese per vedere se questo progetto verso un partito unico, che nasce non con una fusione a freddo, ma sui valori, può davvero incominciare a germogliare. Ce l'auguriamo, poi a Varese abbiamo un buon protagonista che ci indica la strada, che è Raffaele Cattaneo, con tanti amici. L'abbiamo ricordato. E quindi la cosa importante è che ognuno di noi dà il proprio contributo, non esiste nessuno, da noi non c'è Maradona, nel senso che Maradona anche da solo non vince le partite, a parte il fatto che non ce l'abbiamo. Qualcuno l'ha vinto. Aspettare, beh, insomma, però senza gli altri 10 avrebbe perso anche Maradona. Quindi continuare ad aspettare un nuovo Maradona, intanto lunga vita a Silvio Berlusconi, ma un nuovo Maradona credo che non faccia bene né a Forza Italia né ai partiti moderati. Grazie Lupi e grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alla prossima puntata.